e andiamo a informare la signorina della sorte tragica del fratello. Eccomi qua, ciao. What? Ma che dite? V'è apparsa una visione di mio fratello. Dovete rivelarmi di più. Capisco, mio fratello potrebbe essere ancora tra i vivi o forse di lui non rimane ormai che l'anima. Devo averne la certezza, Jaco. Se non è troppo chiederti, potresti accompagnarmi al luogo in cui lo vedesti? Ma certo. È dopo affrettarsi, tacciano pure le precauzioni. Il cammino offrirà ben pochi pericoli con me al tuo fianco. Nuovo companion, Viola. E qual è il tuo mostro? Ok. Credo di averla già vista, ce l'aveva qualcuno come nemico questa? Attaccante a distanza, molto veloce, poca difesa. Tutti cercano qualcosa. Ma se apro questo? Ah, è uno shortcut per rientrare dall'acqua, ok. Ok, il fratello era nella zona qua più in alto. Ok, non era qua che l'avevamo visto, però immaginavo che dovevamo venire qua alla barca. Fratello! Molte lune ho atteso di incontrarti, Viola di Messina. Ho buone nuove da riferirti. Non mi inganni, spirito. Non mi abbasserò i tuoi tranelli. No? Ma le celebrazioni di questa notte non sono neppure iniziate. Vieni, Viola di Messina. All'interno troverai la tua famiglia, poiché io sono il custode di tuo fratello. Wow. Ripongo ben poca fiducia nelle parole di questo spirito, ma se conosce Sebastian e il mio nome, forse dice il vero. Esplora il relitto con Viola, Tempesta. Viola, quanto ti manca per salire di livello? Giusto per stare tranquilli. Potremmo stare un attimo fuori a livellare, ma mi sa che ci conviene entrare, facciamo prima. Grazie, vediamo che cos'è. Ultimo respiro, se i tuoi PV sono superiori all'80% ricevi un attacco che ti ridurrebbe a zero sopravvivi. Cioè ti evita le insta kill a inizio partita. Carina. Forza Viola, entriamo. Tanto sappiamo già chi incontreremo qui. Qua immagino che dopo l'acqua si toglierà. Maniglia della valvola, grazie. Altra maniglia, altra valvola. Scusami? Questo non c'era 2 secondi fa o sbaglio? Quindi immagino che mettendola qui adesso l'acqua si abbassa? Credo di sì. Esatto. Vediamo da questa parte. Immaginavo. Vediamo. Ok, altra valvola. Grazie. Meno male che l'esplorazione funziona sempre. E lì, guarda caso, c'è una ferrovia. Un forziere, eh? Devo batterti per aprirlo? Oh, questa è l'evoluzione. Fontessa e Cimidardo. Cimidardo è la prima volta che lo vediamo, mi sembra. Fontessa è l'evoluzione di quella che piange. E ti dirò, se ci riesci, mi faresti un favore a catturarlo. Che poi finirò che li tengo lì e non li uso. 25%. Spero si addormenti o qualcosa di simile. È in berserk, va bene. Meglio di nulla. 64. Preso. Success. Carino, non mi dispiace. Come aspetto è bello. Guarda, non mi aspettavo diversamente sulla velocità. Bomba glitter. Hai capito il cagnolino? Oh cacchio, mi sono dimenticato di toglierlo tra l'altro. Colpo critico se in vantaggio di tipo. Allora, una cosa che so dei glitter è che funzionano su tutti, ma non so se vale su vantaggio. E si è aperta, vediamo. Insonnia e cura sonno. Guarda, mi stai dicendo che forse qualcuno vuole addormentarci? Costa 0. Scusa un attimo, possiamo? Posso? Funzionerà su pochissimi eletti, incredibilmente anche il cane. Non mi aspettavo diversamente, Kuneko. Non mi aspettavo diversamente, te. Vediamo se è come penso. Fammi vedere, vieni qui. Che già che ci siamo, cerchiamo anche di catturarla. Bomba glitter. Allora, la bomba glitter, esatto. Un attacco glitter andato a segno copre il bersaglio con lo stato di glitter. In questo modo anche il bersaglio diventa di tipo glitter. Ma diventare... è bellissima lei, tra l'altro, glitterata. Diventare di tipo glitter. Dio mio. È diventata una battaglia a chi è più splendente. Ma diventare tipo glitter. Se un mostro tipo glitter viene colpito da un qualsiasi tipo di attacco elementale, il mostro glitter cambia tipo. Ok. Non è male la cosa. È da sfruttarla, nel modo giusto, ovviamente. Lo fai diventare glitter. Lo cambi di un tipo
e lo attacchi con un secondo attacco che è vantaggioso su quel tipo. Trapworm si trasforma. Carino, Guarmascella. Beh, visto che stiamo andando a combattere nell'acqua, mi sa che ci conviene portarci anche qualcuno elettrico. Anche se comunque i tipi cosmici fanno già il loro lavoro. Qui dove abbiamo incontrato Barclay c'era una cesta. In realtà sto passando sul monte solamente per sbloccare gli ultimi pezzi di mappa che abbiamo lasciato. Mimetismo terra, niente di che. Secondo voi ce la faccio ad arrivare in cima? Dai, ok, sì, ce l'abbiamo fatta. E questo è uno shortcut. E quello è un cacchio di falò, finalmente. La mappa me ne mancano solo 3 pezzi. E ti dirò, già che prima di avanzare fammeli sbloccare, va? Magari mi danno il trofeo, hai completato l'intera mappa. E questo è il fiume però, aspetta. Ed è fortissimo. La corrente è fortissima. E qua c'è una cesta. Mimetismo di ghiaccio. Ehi, c'è uno spirito di ghiaccio. Turista, hai completato l'intera mappa di Nuova Virral. Vai via! Bello questo, incazzatissimo! Visto così mi sembra l'evoluzione del bambino con la maschera. Beh, di nastri di ghiaccio ne siamo pieni, quindi vai e catturalo. 50% con 50 di vita. I nastri dedicati al tipo sono molto più forti di un nastro di cromo, per dire. Aia. La Ukiona. Molto vita, tanta resistenza, poca velocità. Dai che forse riesco a far salire di livello il tuo mostriciattolo prima di arrivare nella barca, dai. Ah, qua c'è una leva tra l'altro, aspetta un attimo. Oh, sono caduto. Bello questo. Questo non me l'aspettavo, di vederlo in mezzo ai tipi ghiaccio. Questo sembra bello, questo sembra figo. Carmela, ce la facciamo a catturarlo? Vediamo. 100% con un nastro elettrico. Ormai l'ho capito com'è il metodo di cattura su sto gioco. Allora, cosa mi fa questa? Aspetta. Prima di fare qualunque cosa. Ah, cacchio, è chiusa questo. Credo di aver fatto questo percorso al contrario, ovviamente. Oh, chi l'avrebbe mai detto? Mi serve la palla? Forse. A parte che ho appena visto la nuvoletta lì. Si apre con questo. Sperando che non sia a tempo, però. Eccola qui. Bufera. Spartalampo. Lo aggiungiamo al gruppo. Dai che siamo a metà col suo mostro. Kunai cosmico. Un'intera squadra distrugge i muri. È un po' tanto, eh. Però potrei avere un'idea. Potrei avere un'idea su Kuneko. Altra grotta che non abbiamo visitato. Ma secondo me ce la faccio ad arrivare. Esatto, anche senza problemi. Il terracotto più la sua evoluzione, di livello 50. Kunai cosmico! Bellissimo! Carina, semplice come animazione, però davvero carina. Boom, preso! Ah, prosegue sta caverna! E allora aspetta, no no no, meglio non andare oltre zone che ancora non sappiamo. Anche se mi sembra che mi sto avvicinando sempre di più alla cima qua. E infatti, siamo sulla cima del Monte Virral. E guarda caso... Ok, non è il momento perché abbiamo altro da prendere. Ecco qua. Vediamo se ce la facciamo. Sì che ce la facciamo. L'uccello di ghiaccio è stato preso. Perfetto. La spiroetta è arrivata a livello 5. Vincenzo è arrivato a livello 5. E il trapworm partenza programmata. Si trasforma. Carina. Meregensi. E Vincenzo si trasforma in attaccante in distanza con buone difese. Sempre lento, ma comunque meglio. Oh, comunque, mi sembra che in sto gioco gli attacchi di distanza siano di più degli attacchi di mischia. Poi magari mi sbaglio, però... Ma, aspetta! Come ci arrivo lì? Io stavo cazzeggiando per arrivare da un'altra parte, ma non sapevo ci fosse un'isola nel cielo. L'ennesima meraviglia che mi lascia senza... Eh sì, cacchio! Aspetta, questa vuole combattere? Sì, ok, aspetta. Mare bomba. Livello 65, Dio mio. Porca troia. È potentissimo questo. Ci sta ammazzando tutti. Ci sta facendo il culo a tutti questo. È la stessa creatura che c'ha lei. Non me l'aspettavo una zona così nascosta, così potente. Questo però ci insegna una cosa molto importante. Non andiamo a combattere con quelli che sono qui. Qui dimorano bestie più forti di noi. Sorella, me ne sono accorto. Però aspetta, aspetta, aspetta. Guarda se non lo sapevo. Porca puttana, se non lo sapevo. Per un secondo
Ho avuto la paura che ci fosse una creatura e io avessi fatto una stronzata. E dopo tutto sto girovagare, andiamo finalmente da tuo fratello. La valvola già ce l'abbiamo. Vuoi danzare, cugina? Ok. Oh, carino, questo non ce l'ho. Posso catturarti? Sì, possiamo, perfetto. 60% già, a poco meno di metà vita. Pessima idea, dovevi attaccare lei, mi dispiace. E la Martedusa, presa. Attaccante di mischia velenosa, però non ha colpo veleno, la pugnalata. No. No, tu non sei della mia stirpe, spirito. Rimosso dall'inventario, maniglia. E con questo l'acqua si è prosciugata, esatto. È il momento di entrare, dopo aver fatto un salvataggio. Questo deve essere il covo dello spirito che mi tiene separato da mio fratello. Non credo ci sia uno spirito là dentro. Spirito, folletto, demonio che sia, se desidera parlare con me, non indietreggerò. E allora andiamo. L'aria qui mi opprime il petto. Questo posto giace addormentato da eoni, riesco a sentirlo. Dunque, spero tu sia pronta. Non so cosa ci attenda dentro. Andiamo. Questo non è un luogo adatto a noi, Geco. La stessa terra sotto i nostri piedi la grida. Non siamo benvenuti. Un sentore nefardo che aleggia nell'aria. Benvenuta nelle ferrovie. Mi aspettavo di più. Oh. Devo chiedere silenzio, per favore. Il mondo non è che un palcoscenico. Lo spettacolo sta per cominciare. Di che spettacolo vaneggi? Chi sei tu? Oh, non son che un lieto vagabondo della notte. Mi chiamo Goblin e Puck. Sono Robin Goodfellow. Io e te, Viola di Messina, condividiamo una lunga storia. Questo spirito, non ne ho mai veduto uno simile. È come se non fosse concepito per essere del nostro mondo. E solo guardarlo è un'eresia. Nel relitto della nave ho scoperto questo volume. Curiosa lettura, in vero. Vediamo, pagina 645, la dodicesima notte. La commedia di Viola di Messina, una naufraga in un paese ignoto. Non capisco, che brividi, ma Dio mio. Mi è venuto un brivido assurdo. Ah sì, ed eccoci qui. Pagina 365, sogno di una notte di mezza estate. Una storia di fate del re Oberon, della regina Titania e del bizzoso spiritello Robin Goodfellow. Mia cara Viola, tu ed io non siamo che invenzioni di un drammaturgo mortale, tal William Shakespeare per la precisione. Le nostre storie non son nostre, Sebastian non è qui, non sarà mai qui. Troverai tuo fratello solo quando la tua storia lo richiederà. Questo Robin Goodfellow dice il vero, Geco. Queste storie che egli legge sono celebri nel tuo mondo. È vero. Thank you. Grazie. Sai bene che dico il vero. Lascia che questa verità ti travolga, che ti sommerga nei tuoi abissi fino a farti mancare il fiato in corpo. I believe. Io credo... Io credo che la tua verità non cambi niente. Forse è vero che nel mondo di Geco io non sono che una storia, ma chi può dire che Geco non sia una storia nel mio? Questo futuro fu scritto per me e non per un pugno di parole su carta. Ebbene, io le sfido! Qual sorpresa! Questa commedia è persino migliore di quanto sperassi. Avanti, ammiriamone l'atto finale. Robin Goodfellow, sogno di una notte di mezza estate. Mamma mia. L'amo io sta musica, è bellissima. Ok, 47. Non è tanto. Geco. La soverchiante mano del fato vuole schiacciarci, eppure... Non è oggi il giorno in cui periremo. La nostra storia non termina qui. I cuori di Geco e Viola sono all'unisono. Dio mio. Trisplendente. Però il nome è bello. Dai che manca poco a Kunai Galattico, su. Allora, iniziamo con 7 meraviglie così da buttargli su qualche status. Avvelenato non è male.
dovrebbe al prossimo turno, esatto, partire il decollo, quindi avere ancora più punti azione. Berserk? No. Meglio, ci sono tre IP. Arrivati al massimo in un colpo solo. Dai. Bellissima, la musica è una delle cose più belle di sto gioco in assoluto. Vai, Kunai Galattico! Drai che la storia si ripete. Cacchio, si è tolto tutti i malus. E ci ha abbassato le difese. Oh, ma solo a scherzetti andiamo qui? Non si gioca sul serio? Speravo di addormentarlo. Mi ha addormentato, bastardo! Era quello che volevo fare io! Precisione 1%, madonna mia! Meno male che avevamo una cura dal sonno. È l'ora di salutarci! Goodbye, Robin Goodfellow! Sono morto! È stato un gran bel combattimento, brava Viola! Puoi planare per 6 secondi e 5. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quel che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola occidenti sulle tue ali fino a un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuoto e quiete. Procedi dunque da lì al settentrione, dove le strade si vanno a incontrare. Dove la terra ti porta nel cielo e sulla neve potrai camminare. Tra queste terre c'è un fiume che scorre, fino alla fonte ti porta il sentiero. Doma di briglia al fulgore e il lampo... E non ho finito di leggere, maledizione. Sbaglio, ti vedo in difficoltà, Messer Goodfellow. Lascia che ti tenda la mano, un nuovo ruolo per te. Riuscite almeno a comprendere questo mondo? Riuscite almeno a sentire il respiro di queste gallerie? Sarebbe saggio tornare nel luogo dove siamo più sicuri. Thank you. Grazie per avermi accompagnato in quel cimento, Jaco. È mia convinzione che Robert Goodfellow avesse torto. Forse la mia vita in altri regni non è che un racconto, no. Ma non mi importa. Mi è la mano che scriverà il mio futuro. E dalla mia vicenda sarò io a trovare la conclusione. Ma poiché i nostri cuori si sono legati in battaglia, ora fai parte della mia vicenda anche tu. Che intendi? Mi riferisco al momento d'unione della nostra grande battaglia, quando i nostri corpi si sono congiunti in uno. Ho sentito anche i nostri destini intrecciarsi, e se anche noi ci siamo disgiunti, sento che i fili del fato non sono così facili da districare. Dici che è contezza ad una porta da cui si può lasciare questa terra? Esatto. Forse se la si trovasse potrei raggiungere mio fratello. Molto bene, lascia che ti ripaghi il mio debito, ti aiuterò a trovare ciò che cerchi. Tutti cercano qualcosa. Viola livello 1. Quale piano starà escogitando il nostro nemico Aleph? Non mi fido delle macchinazioni degli spiriti, Jaco. Orbene, hai accennato a qualcos'altro, un indizio nascosto in un verso su cui desideri indagare. Doma d'imbriglia la folgore e il lampo, varca la porta con animo fiero. Mi ricorda un codice, come un gesto o un segno segreto, un'azione da compiere al fine di entrare in un luogo d'ancora grande segretezza. Forse dovremmo riprendere le nostre peregrinazioni. Non hai udito di cerieri di un accadimento al prato dei ciliegi? Potrebbe essere il nostro prossimo obiettivo, se lo desideri. Insomma, abbiamo sbloccato tutto, ci stai dicendo vai e combatti sti cazzo di capitani ora. Ora, io prima però c'è una cosa che voglio fare, perché a prescindere mi sa che ormai abbiamo sgamato quello che c'era da sgamare. Vai alla fonte del fiume e usa l'elettricità. La domanda è su cosa? Dà una chance di rimborsare automaticamente i PA dopo aver usato una mossa. Questo non è male. Dammene due. Conferisce un PA in più all'inizio della battaglia. Dammene... Fai 4.